Buonasera dal telegiornale di Imperia TV. La Procura della Repubblica di Imperia ha chiesto il rinvio a giudizio per 9 dei 13 indagati nella vicenda delle violenze alla residenza di riabilitazione psichiatrica Il Cicalotto di Pornassio. Si tratta di dipendenti accusati di violenze nei confronti dei pazienti. Vediamo. Sono 9 le persone per le quali la Procura della Repubblica di Imperia ha chiesto il rinvio a giudizio per l'inchiesta relativa ai maltrattamenti subiti dagli anziani ospiti della struttura residenziale di riabilitazione psichiatrica Il Cicalotto di Pornassio. Ora spetterà al giudice per le udienze preliminari decidere se accogliere o meno le istanze della pubblica accusa. La vicenda era sorta a seguito delle indagini della Guardia di Finanza di Imperia, che attraverso telecamere nascoste e intercettazioni aveva raccolto una serie di prove. Sono così finiti sotto inchiesta inizialmente 13 dipendenti della struttura, alcuni dei quali sospettati anche di aver fatto sparire alcuni farmaci. Al centro dell'inchiesta restano comunque ripetute vessazioni durate svariati mesi, se non anni, come si legge nel provvedimento, che hanno creato uno stato d'animo di angoscia e paura nelle vittime, tutti pazienti anziani, disabili psichici con gravi difficoltà motorie e non autosufficienti. Ad imprecazioni e offese si aggiungevano molto spesso la mancanza delle cure primarie, come provvedere alla loro igiene personale. Un anziano è stato arrestato dai poliziotti della squadra mobile di Imperia per atti osceni e adescamento di minori. In manette è finito un pensionato di 73 anni, originario della provincia di Massa Carrara, ma da anni residente nel capoluogo. L'uomo si era mostrato nudo ad alcuni ragazzini di 11 anni dal terrazzo di casa e gli episodi erano stati segnalati nel luglio scorso dai genitori. Si tratta di un soggetto già noto alle forze dell'ordine e alla magistratura per episodi analoghi che in passato gli erano costati 2 anni e 8 mesi di carcere. Ora è agli arresti domiciliari. La morte del bambino tunisino caduto da un terrazzo in Imperia Oneglia il 13 luglio scorso è stata una tragica fatalità. La procura sta per chiedere l'archiviazione dell'inchiesta scattata nei confronti della madre, i particolari in un servizio. La morte del piccolo Yasser Mosbah, il bimbo tunisino di 2 anni e mezzo deceduto il 31 luglio scorso dopo essere caduto dal terrazzo di casa in via Parini, a Imperia Oneglia, è stata una tragica fatalità. Lo hanno accertato le indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Imperia, che si erano concentrate in particolare sulla madre presente nell'abitazione al momento della tragedia. A difendere la famiglia è l'avvocato Tito Schivo, che attende ora gli atti di conclusione delle indagini della magistratura che aveva coordinato l'attività dei carabinieri. Dopo 10 metri di volo, l'impatto al suolo aveva provocato gravi ferite al bimbo, che era stato trasferito in elicottero al Gaslini di Genova, dove era stato sottoposto a intervento chirurgico. Il cuore del piccolo, però, purtroppo si era fermato 3 giorni dopo il ricovero. Un nordafricano di 25 anni è stato denunciato dalla polizia a Imperia per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio si è verificato ieri sera a Oneglia. Il giovane, ubriaco e imbottito di sostanze psicotrope, ha prima infastidito gli avventori di un bar e poi aggredito e ferito i poliziotti intervenuti per fermarlo. Un agente ha dovuto essere medicato in pronto soccorso. Oltre al danno anche la beffa, migliaia di pendolari che hanno pagato abbonamenti per i treni superiori al dovuto e rischiano ora di non poter ottenere i rimborsi. Sentiamo. Avevano pagato più del dovuto e ora dovrebbero essere risarciti, ma dopo gli anni passati è difficile essere ancora in possesso delle ricevute dei pagamenti. È la storia, forse sarebbe meglio dire la beffa, delle migliaia di pendolari italiani, fra cui moltissimi liguri, che hanno pagato prezzi più elevati del dovuto per spostarsi sui treni interregionali. Le associazioni dei viaggiatori hanno avviato le pratiche per ottenere i rimborsi, ma a quanto pare in tutta Italia per ora ci sarebbero soltanto 750 persone, fra cui un centinaio di liguri, che hanno religiosamente conservato i loro vecchi abbonamenti in un cassetto e possono quindi dimostrare, carta alla mano, di aver diritto al rimborso. Tutto nasce da un algoritmo sbagliato per il calcolo dei prezzi degli abbonamenti, che ha coinvolto 17.000 abbonati in tutta Italia per 65.000 tratte. Per le associazioni che li rappresentano, forse soltanto il 10% riuscirà ad ottenere il rimborso. Da oggi, quindi, è meglio tenere da parte gli abbonamenti ferroviari. Non si sa mai. Nei giorni scorsi la delegazione di spiagge di Arma di Taggia e la Polizia Municipale hanno sgomberato alcune spiagge libere da sdraio e ombrelloni abbandonati. Si tratta di una dozzina di attrezzature varie tra sedie, sdraio e ombrelloni. Il piazzare questo materiale anzitempo per poi lasciarlo o depositarlo in spiaggia, allo scopo di riservarsi un pezzo di arenile pubblico, oltre a costituire un malcostume, configura una violazione amministrativa passibile di sanzione di 200 euro. Le attrezzature sono state depositate nella sede della Polizia Municipale.
Preoccupazione all'Istituto Ruffini di Imperia per il possibile taglio di alcune classi. Le riduzioni potrebbero riguardare la sezione dedicata ai geometri, ora detta CAT. Vediamo. L'Istituto Ruffini di Imperia rischia di perdere due classi nella sezione dei geometri, che ora si chiama CAT. Si tratta di una prima e di una seconda, che potrebbero essere tagliate a causa del numero limitato di alcuni iscritti. In merito si attende ancora una risposta dal provveditorato di Imperia e dalla dirigenza scolastica regionale, ma il malumore intanto serpeggia tra genitori e insegnanti. I numeri infatti sarebbero al limite e con uno sforzo, dunque, le classi potrebbero essere mantenute uguali a quelle dello scorso anno, ma il timore è che, invece, si preferisca puntare al risparmio sui costi dei professori e procedere quindi comunque al taglio, anche se questo potrebbe penalizzare l'offerta formativa e il lavoro degli insegnanti. Tra l'altro, in una classe prima vi è anche la presenza di un ragazzo diversamente abile, che necessiterebbe di sostegno e attenzione maggiore. Al momento, in merito, i vertici scolastici provinciali e regionali non hanno però fatto sapere ancora nulla. Ci fermiamo solo un attimo, restate con noi, a tra poco. È stata siglata oggi a Genova un'intesa tra Liguria ed Emilia-Romagna relativa a infrastrutture, rifiuti e risorse idriche. Il presidente ligure Giovanni Toti ha sottolineato che di fronte allo sviluppo dei territori non devono esistere barriere ideologiche. Sentiamo. No, nessuna barriera ideologica tra amministrazioni che lavorano per il bene dei cittadini e delle imprese di questi territori. D'altra parte avevamo già dimostrato la nostra, come dire, laicità in termini d'accordi col Piemonte di Chiamparino, con la Lombardia dell'amico Roberto, ma anche con l'Emilia Romagna, peraltro con Stefano collaboriamo da presidente lui e vicepresidente io della Conferenza delle Regioni. È un protocollo d'intesa importante, credo, che dimostra la capacità delle regioni di saper collaborare tra loro anche al di là della leale collaborazione istituzionale prevista dalla Carta Costituzionale, che sancisce una serie di punti per noi molto importanti di collaborazione, dall'impegno comune sulle vie di comunicazione sia stradali dell'Appennino ma anche quella ferroviaria del raddoppio della Pontremolese, strategico per il porto di Spezia e anche per i mercati dell'Emilia, di collaborazione sul campo dei rifiuti, di collaborazione sul campo delle risorse idriche. Anche quest'estate abbiamo fornito alla regione Emilia 2,5 milioni di litri d'acqua per la sua agricoltura, che è un bene nazionale. Quindi credo che sia, come dire, la messa a regime di collaborazioni e che comunque erano già in qualche modo attive tra di noi, e l'istituzione di una serie di tavoli tecnici per dargli la giusta prospettiva di futuro. Quindi un buon sistema di collaborazione tra regioni che, per quanto ci riguarda, resta politica fondante della nostra amministrazione. La buona notizia che, come Emilia Romagna in questo caso, possiamo dare, perché interessa molto ovviamente anche alla Liguria, è che finalmente sulla statale 45, in particolare nel passaggio dalla Valtrebbia verso la Liguria, dico la Valtrebbia, diciamo Piacentina verso la parte ligure, abbiamo già adesso ottenuto un finanziamento tra ciò che mettiamo noi con i fondi degli FSC e altri con accordi col Ministero, oltre 40 milioni di euro che potranno andare al miglioramento, alla manutenzione e all'ammodernamento di quella infrastruttura. Ne sono indicate altre. L'altro tema è relativo al fatto che abbiamo avuto due emergenze, una alla quale abbiamo chiesto una mano alla Regione Liguria, anche in passato, e al Comune di Genova, che riguarda il rilascio di quantità d'acqua aggiuntive dai protocolli nella diga del Brugneto. E siccome non credo che insomma, con le condizioni del climate change, quello che è accaduto quest'anno, la particolare siccità, sia un fenomeno che si fermerà a breve, avremo bisogno di un accordo quadro nel quale, in occasione di emergenza, ci possa essere una reciprocità di aiuto per noi da questo punto di vista. Dall'altro, siccome appena Toti fu eletto presidente ebbero una piccola emergenza sullo smaltimento dei rifiuti, ci mettemmo in disponibilità per un periodo limitato e quantità limitate a dare una mano. Abbiamo detto che oggi non vi sono condizioni di emergenza, qualora vi fossero in futuro, di nuovo per porzioni limitate, periodi limitati, possiamo essere disponibili a dare una mano. Chiaramente anche qui, come vale per la diga del Brugneto col Comune di Genova, da noi con gli eventuali comuni e territori interessati per il tema dello smaltimento.
C'è attività frenetica a Sanremo dopo la notizia del rimpasto nella giunta del sindaco Alberto Biancheri. Si susseguono gli incontri tra le diverse coalizioni politiche. La minoranza Forza Italia ha già incontrato il commissario cittadino e si tiene costantemente in contatto con il coordinatore provinciale Marco Scaiola. Ai nostri microfoni il consigliere Simone Baggioli. Parliamo subito del caso Biancheri, di questo rimpasto in giunta. Qual è la vostra posizione? Beh, innanzitutto la nostra posizione è quella di continuare a fare un'opposizione costruttiva, non becera come è stata fatta negli anni passati. Continuiamo la nostra attività amministrativa politica tentando con i dati e con i fatti a far comprendere quale il nostro apporto migliorativo a quello che è la città di Sanremo. E c'è stato abbiamo notato un po' di attività frenetica in questo ultimo periodo dovuto appunto a queste al vociferare di questo rimpasto di giunta che ad oggi non ha ancora avuto nessun riscontro ufficiale, perché tante parole, tanti fatti. Noi stiamo aspettando che Biancheri faccia le sue scelte e poi ovviamente ci incontreremo, interverremo e diremo la nostra. Come opposizione vi siete incontrati con gli altri o insomma aspettate ancora? Beh, diciamo che come Forza Italia noi manteniamo la nostra identità, ci siamo incontrati con il nostro commissario cittadino, e mi sento quotidianamente con il nostro coordinatore provinciale Marco Scaiola, con il quale abbiamo fatto un po' il punto della situazione e condivido pienamente anche le sue dichiarazioni che sono state fatte. Nel merito appunto di continuare la nostra attività di opposizione costruttiva per la città di Sanremo, perché vogliamo bene la nostra città, amiamo il nostro tessuto sociale, amiamo il nostro tessuto imprenditoriale e tentiamo di dare il meglio di noi in consiglio comunale ma anche in giro per la città. Questa attività è volta ovviamente a dare un'apertura a chi? Comunque ai moderati, ai centristi, coloro i quali in questi ultimi anni si sono un po' rifugiati dietro un non vado a votare, dietro a la politica mi ha stufato, dietro a una sorta di astensionismo che ha dato un grosso danno soprattutto al nostro partito Forza Italia. Quindi noi oggi cosa dobbiamo pensare? Noi dobbiamo pensare a riportare questi soggetti, queste persone moderate, questi cittadini che ci sono un po' dispersi, che comunque fanno parte naturale della nostra attività e della nostra credo politico di Forza Italia, per riportarli a interessarsi di quello che è l'aspetto cittadino. Diciamo che da quello che si vince anche il sindaco ascolta un po' la posizione che Forza Italia ha fatto in quest'ultimo periodo. Sabato a Imperia si svolgerà la festa provinciale della Lega Nord. L'appuntamento è a partire dalle 18 ai sogni d'estate, come ha spiegato il segretario provinciale Giulio Ambrosini. Ambrosini, sabato allora festa provinciale della Lega Nord a Imperia, dove, quando, anche come, che cosa ci sarà? Ci sarà la festa provinciale annuale della Lega Nord. L'abbiamo organizzata con tutte le sezioni, è un modo per incontrare le sezioni da Ventimiglia a quelle del Golfo di Anese, per ricompattarci tutti, anche perché prossimamente, in un immediato futuro, abbiamo delle scadenze elettorali importanti. Non ultima quella della città di Imperia, e prima probabilmente o forse subito dopo ancora non si sa, perché dovrà essere comunicato, abbiamo anche le elezioni politiche, abbiamo anche altre città che andranno il prossimo anno ad elezioni, oltre a quella di Imperia c'è una città importante come quella di Bordighera, come Valle Crosia, nell'entroterra qui Pieve di Teco, e dobbiamo occuparci un pochino, fare dei comitati elettorali e occuparci di tutte queste situazioni. Ecco, l'appuntamento è i sogni d'estate, Oneglia a partire da che ora? A partire dalle ore 18, dalle ore 18 alle ore 19 c'è il ricevimento di tutti i soci ordinari militanti, i soci ordinari sostenitori, dei simpatizzanti, degli amici, dei parenti, delle personalità istituzionali, regionali e nazionali che interverranno.
E poi alle 19 o giù di lì, intorno alle 19, ci sarà, e questa è una sorpresa, un ragazzo, un bravo ragazzo, che ha un'aria tenorile, che canterà l'inno dei Lombardi alle Crociate, il famoso Va Pensiero, che è un po' il nostro inno. Non ci sarà però Matteo Salvini. No, purtroppo Matteo Salvini, noi abbiamo auspicato, sperato che potesse venire, poi soprattutto, innanzitutto è rammaricato di non poter venire, ma come voi sapete, siete addetti ai lavori, come voi sapete, ultimamente la magistratura ha sentenziato che la Lega Nord dovrà pagare parecchi milioni, e quindi è intervenuto questo problema legale, e questo problema che è intervenuto in questi ultimi giorni purtroppo è stato uno dei motivi che ha legato Matteo Salvini lì al territorio di Milano, dove ci sono i nostri collegi legali, dove ci sono i nostri collegi tributaristi, dove ci sono i nostri collegi fiscali. E quindi insomma c'è questo problema da affrontare, ma a Imperia sabato comunque ci sarà questa festa, è confermato. Vabbè, la festa con o senza Salvini, e ci tengo a dire che il nostro non è il partito di Kim So-young, non è il partito delle personalità, non siamo stalinisti, non siamo hitleriani, non siamo mussoliniani, le idee corrono con le gambe delle persone. Ieri avevamo Bossi, poi abbiamo avuto Maroni, adesso abbiamo Salvini. Quando un domani Salvini si ritirerà, e io naturalmente ci sarò, ancora prima non ci sarò, ci saranno altre persone che porteranno avanti queste idee e questi ideali. Domani a Pieve di Teco, in occasione del taglio del nastro della quinta edizione dell'Expo Valle Arroscia, interverrà anche l'assessore regionale Edoardo Rixi. È infatti in programma un convegno dedicato alle possibilità di questo territorio di ottenere finanziamenti europei e ministeriali. Ne parliamo in un servizio. La Liguria si sta affermando regione pilota per i progetti che riguardano lo sviluppo delle aree interne e il rilancio dell'entroterra. Abbiamo individuato ben 3 aree interne, fra cui quella della Valle Arroscia, che potranno accedere a appositi bandi nazionali ed europei. Lo dichiara l'assessore regionale allo sviluppo economico Edoardo Rixi, che domani parteciperà al convegno Programma Aree Interne, un'opportunità irripetibile per la Valle Arroscia, che si terrà nell'ambito dell'Expo a Pieve di Teco alle 18 in comune. Il riconoscimento di area interna, spiega l'assessore Rixi, consentirà a 11 comuni di partecipare a bandi per 3,7 milioni di euro dedicati allo sviluppo dell'entroterra con fondi dell'Unione Europea e ministeriali su servizi sanitari, scolastici e di mobilità. L'area interna della Valle Arroscia comprende appunto 11 comuni e l'assessore Rixi, insieme al capogruppo della Lega in Regione Alessandro Piano, inoltre domani parteciperà all'inaugurazione dell'Expo e al taglio del nastro alle 17 in Piazza Cavour, insieme all'assessore regionale al turismo Gianni Berrino. Dopo i cinghiali a spasso in spiaggia tra gli ombrelloni, ora è la volta di una volpe sorpresa a taggia da un automobilista all'interno di una rotonda. Vediamo queste belle immagini. Capita sempre più spesso la sera lungo la strada di incontrare dei cinghiali che passeggiano tranquilli. Alcuni a Savona hanno perfino di recente raggiunto la spiaggia passando in mezzo a bagnanti esterrefatti. Ma avvistare una volpe che si aggira in una rotonda spartitraffico è sicuramente cosa più rara. È accaduto a Taggia. A scorgerla ieri sera e filmarla con il suo telefonino è stato un automobilista di passaggio, Alessandro Calvini, che per qualche istante si è goduto lo spettacolo di questo bellissimo animale che, sebbene selvatico, non appariva per nulla impaurito. Il video di Calvini, manco a dirlo, sta conquistando il web. Dopo i cinghiali fra gli ombrelloni, la volpe nella rotonda rappresenta sicuramente un altro primato. Porto turistico, situazione rivieracque, depuratori, condizioni delle strade, pulizia dei corsi d'acqua e politica. Al centro della puntata di Microfono Aperto su Imperia TV in onda domani sera alle 21. Ospite in studio il sindaco di Imperia, Carlo Capacci. Adesso sentiamo Riviera Eventi e poi i cantieri sull'autostrada dei fiori.
fino alle 24 del 10 settembre, lungo la tratta Savona confine di Stato, sarà vietata l'esecuzione di attività che comportino la posa di segnaletiche di parzializzazione delle carreggiate, salvo per lavori che rivestano carattere di estrema urgenza. Vediamo adesso le previsioni meteo dei prossimi giorni con ARPAL Meteo Liguria. Domani, venerdì 1 settembre, perturbato con piogge e temporali diffusi, specie sul centro Levante fino a tarda mattinata, schiarite a ponente. Temporaneo miglioramento nel corso del pomeriggio su tutta la regione. Umidità su valori medio-alti, venti da deboli a moderati dai quadranti meridionali in intensificazione nel pomeriggio, con raffiche fino a 50-60 km/h sui crinali di centro. Mare poco, localmente mosso al mattino, in aumento fino a mosso o molto mosso nel corso del pomeriggio sera. Segnalazioni protezione civile, bassa probabilità di temporali forti. Dopodomani, sabato 2 settembre, un nuovo peggioramento porterà precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, ed un rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali. Umidità su valori medi. Venti da deboli a moderati, in prevalenza da nord-ovest, con raffiche fino a 50-60 km/h. Mare molto mosso per onda da sud-ovest, localmente mosso a ponente. Segnalazioni protezione civile, bassa probabilità di temporali forti. È tutto per questa edizione. Vi ricordo come sempre che i nostri servizi potete trovarli sul sito imperiatv.it e sulla nostra pagina Facebook. Grazie per essere stati con noi. Una buona serata.